Direkte Teilung des Lisses unter der Lampe, die ein Vorgänger der futuristischen Lampada d'Arco von Giacomo Balla ist, bis hin zu einer erdrückenden Stimmung der Stadt, wie sie Mario Sironi darstellen wird. Siamo nella Pinacoteca del Divisionismo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona con la professoressa Silvia Ghislieri del Liceo Peano eh, per parlare di una collaborazione che si rinnova tra la Fondazione e il Liceo in un'attività didattica che coniuga l'apprendimento di una lingua alla conoscenza dell'arte, alla valorizzazione del nostro patrimonio. Eh, esattamente, già da un paio d'anni che noi svolgiamo un progetto arte. In lingua tedesca e grazie alla collaborazione del, del, del museo abbiamo la possibilità, i ragazzi hanno la possibilità di venire a presentare qualcuno dei. Bellissimi quadri che ci sono in questo museo in lingua tedesca. Eh, certamente è una, è una preparazione eh, impegnativa per i ragazzi perché eh, presuppone la conoscenza anche di. Un vocabolario specifico, il, il, parole legate al, al mondo dell'arte e che prende chiaramente occupa eh, diversi mesi, da, da gennaio a maggio. I ragazzi si preparano a eh, studiare i quadri e a presentarli in lingua tedesca. Direi che è un'ottima possibilità non solamente per entrare nel museo e vedere concretamente anche questi, questi quadri che il Museo Tortonese ci offre, ma è anche la possibilità di trattare una materia in lingua tedesca. Questo è, eh, fa parte del, del CLIL, e eh, quindi eh, diciamo che è anche un mini-CLIL, eh, una presentazione di una disciplina in lingua tedesca. Uh, una retorica zeigt er a ottima precaria condizione del proletariato e in diesem Bild kann di suggestione formide e del razionalismo di Merkel. In Vordergrund, uh, Sittmann di Bauern, Lili Zenzen und Oigaben Marschieren. Quindi anche un nuovo tipo di didattica, non solo più dietro ai banchi e dietro la cattedra, ma anche sul campo. Eh, certamente, ecco, questo è anche un altro grande vantaggio, il fatto che i ragazzi escono da scuola, i quadri li vedono, i quadri eh, sono lì eh, presenti davanti a loro e li devono presentare in una lingua straniera. Potrebbe capitare, chissà, a qualcuno di dover fare la guida o di eh, dover lavorare in ambito artistico, perché no? E a questo proposito, mi permetto proprio il lavoro in campo artistico, eh, mi permetto di ricordare un'altra collaborazione con. Eh, eh, il, la fondazione, e nel caso specifico col Museo del Divisionismo, che la nostra scuola eh, ha potuto attuare nel mese di febbraio, eh, i ragazzi, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, hanno simulato proprio qua in questa sede. Eh, grazie alla, alla disponibilità della dottoressa Vecchi, che è stata veramente molto gentile ad accoglierci, hanno simulato qui. Un eh, ipotetico mh, colloquio eh, di lavoro di una ragazza che avrebbe desiderato essere assunta in un, in un museo. Il colloquio anche qua è stato svolto in lingua tedesca e noi abbiamo vinto in Italia il secondo premio per questo bellissimo video che credo sia ancora eh, online eh, sul sito della, della fondazione. Quindi insomma eh, l'arte fa proprio parte della, della nostra... Ecco, della nostra didattica ecco, è un'arte vissuta è, è un'arte che avvicina sicuramente eh, i ragazzi alla cultura e la cultura del nostro territorio, non dimentichiamolo mi ha proprio veramente stupito eh, per quanto riguarda il primo, eh, il primo video che abbiamo girato qua il desiderio proprio che è venuto da parte loro di voler effettuare questo colloquio non in una azienda di altro tipo, ma proprio in un museo, quindi insomma questo eh, fa, fa sperare veramente bene. Das erzählt Emilio Longoni. Er war von einfacher Herkunft und beschreibt in der Kargen autobiografischen Hinweisen seine Enze als Kind, das zu so früh zur Arbeit gezwungen wird. Er musste in seinen Werken von diesen Enzen erzählen. In einem anderen Werk dell'oratore dello sciopero man die verschmelzung zwischen Sozialismus und Divisionismus. Der Maler setzt in seinen Bildern Farbkontraste. Er die Farben und aduscht die Wirklichkeit kritisch darzustellen. Quindi la Pinacoteca diventa anche sempre più un laboratorio per i ragazzi, eh, in qualche modo anche al servizio degli studenti. Eh, quale può essere per esempio uno sviluppo di questo progetto di conoscenza dell'arte, di spiegazione delle opere in lingua tedesca? Bah, eh, certamente Potrebbe essere la, la disponibilità, offrire la disponibilità a, a tedeschi che sono in zona di poter eh, visitare il, il museo tortonese. Certamente va divulgata e va resa nota questa, questa nostra, eh, quest offerta che i nostri ragazzi diciamo, hanno, hanno fatto al, al Museo del Divisionismo. Eh, i, I tedeschi sono amanti dell'arte, lo sappiamo, eh, devono essere chiaramente informati su quello che abbiamo, sulle ricchezze che abbiamo, sulla ricchezza che ha la nostra città. Ecco. Credo che sia un, un grande punto di forza. L'abbiamo visto ancora recentemente, sabato sera, eh, la, i tortonesi sono attirati dal, dal, dalla cultura, dall'arte. Eh, cerchiamo forse di espandere anche questa, questa nostra, questo gioiello che abbiamo anche eventualmente, perché no, a dei tedeschi. Grazie alla professoressa Ghislieri, buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno.